Buonasera a tutti e bentornati alla nuova edizione del TG Extraordinario, solo buone notizie. Come tutti sappiamo, stiamo attraversando un momento particolare, impegnativo e sfidante. Ma come sempre accade, oltre alle brutte notizie, ci sono anche tantissime belle notizie che stanno accadendo intorno a noi. Alleniamo il nostro cervello a ricercare anche le belle notizie. La notizia di oggi: in un paese del Salento è apparsa una cassetta delle lettere davvero speciale. Raccoglie sogni, desideri e messaggi da destinare a chi non c'è più. Una piccola opera d'arte piena di bellezze, speranze, amore e possibilità. Una cassetta delle poste per sogni, speranze e voglia di mettere su carta le gioie, i dolori, gli addii e le emozioni della vita. Apparsa da pochi giorni in un piccolo paese del Salento, un luogo fisico ma soprattutto simbolico, in cui si può mettere nero su bianco pensieri, dare una forma alle emozioni, ai sogni chiusi nel cassetto, oppure scrivere dei messaggi da destinare a chi con noi non c'è più. Ma ancora abbiamo bisogno di dire tantissime cose. Un vero gioiellino pensato dalle artiste Stefania Semeraro e Eleonora Locche, che l'hanno appesa davanti alla loro casa teatro Tela, chiusa per mesi a causa dell'emergenza sanitaria. Stefania ha pensato a questa cassetta, che lei stessa chiama la casa dei sogni, ispirandosi alla sua bambina Carlotta. Impariamo a cercare quello che c'è di buono nel mondo. Lo scopo del TG Extraordinario è proprio quello di farti notare che, oltre alle brutte notizie, ci sono tantissime belle notizie che stanno accadendo intorno a noi. Io cercherò, per quanto mi è possibile, di comunicarti solo e esclusivamente belle notizie, perché per tutte le altre notizie ci sono tantissime TG. Quindi ora non mi resta altro che salutarti e darti appuntamento alla prossima edizione del TG Extraordinario. Solo buone notizie!